Venerdì 15 febbraio, in primo piano nel TG News, la cronaca e il provvedimento di sospensione dell'attività nei confronti di un negozio di parrucchiere per signora di Castel San Giovanni gestito da cinesi. La motivazione del provvedimento emesso dalla direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate è la mancata emissione di quattro ricevute fiscali in tempi diversi e in meno di 5 anni riscontrata dalla Guardia di Finanza di Piacenza. Mercoledì prossimo, 20 febbraio, a Villanova sull'Arda è prevista la firma del protocollo d'intesa tra Regione, Comitato Italiano Paralimpico Comune e ASL di Piacenza per la nascita del Centro Nazionale Paralimpico del Nord Italia nella storica sede dell'ospedale Giuseppe Verdi, una struttura destinata a diventare quindi un punto di riferimento importante in ambito sportivo e sanitario non solo per l'Emilia-Romagna ma per l'intero paese. Domenica il Pro Piacenza scenderà regolarmente in campo contro il Cuneo. Stiamo lavorando proprio in queste ore per allestire la squadra dopo l'ultimatum imposto ieri sera dalla Lega Pro alla società rossonera con il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha disposto la disputa delle prossime partite del club di Via De Longe. Il nuovo direttore generale Carmine Palumbo, portavoce di un'impegnatissimo Maurizio Pannella, ha ribadito ancora una volta la volontà di andare avanti. Il dirigente ha inoltre assicurato che proprio in queste ore vertici del Pro sono al lavoro per tesserare una decina di giocatori svincolati provenienti dalla Serie C. Una puntata speciale per una vittoria speciale. Questa sera Zona Sport durerà eccezionalmente di più rispetto al solito e sarà interamente dedicata alla recente impresa della Gas Sales Volley Piacenza, che domenica scorsa a Bologna ha alzato al cielo la Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo. La rosa biancorossa al gran completo, dirigenti e tifosi, sarà presente in studio. Ci saranno proprio tutti per una serata nella quale non potrà naturalmente mancare lei la mitica coppa strappata al tie-break dalle di Olimpia Bergamo. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 19:30. Buona serata.